Allora, super polar. Questa è una di quelle cose che vediamo fare nell'exotic tantissimo. È una bomba. In realtà è un po' più semplice di quello che sembra. Ciao, sono Valentina D'Amico, fondatrice di Pole Dance Italy, la più grande community dedicata alla pole dance. Insegno pole e organizzo eventi magici. Bene, settimana scorsa siamo arrivate a pancia in giù. Che cosa fare quando per caso ci troviamo a pancia in giù? Tirarci su. Ecco come. Vedremo due figure, una che si parte da pancia in giù e una che si parte da schiena in giù. Praticamente una sono il continuo dell'altro. Te li faccio vedere. Come sempre ti ricordo che tutto il movimento parte e deve partire da questa sensazione di cercare di stare il più possibile a terra, quindi a terra con la faccia, a terra con le mani, sentire il contatto. Se cerchiamo di alzarci o elevarci, qualcosa si perde. Allora, siamo qui sdraiate a terra. Faccio vedere la posizione da qua. Siamo qui sdraiate a terra. Il braccio, in questo caso il mio, il destro, è appoggiato perché mi dà sicurezza. L'altro braccio è steso a terra col palmo della mano per terra. La testa guarda il braccio che è qui. Da qui quello che devo pensare di fare con le due braccia è di spingere. Appoggio anche la spalla che mi dà sostegno. Quindi sono qua, spingo con le mani e porto su il sedere. Da qui il trucco è quello della testa. La testa deve girare per poter passare, per potermi far passare. Ovvio che anche le mani, come avrei visto, mi stanno aiutando, ma la testa deve girare. Cioè, la testa da questa posizione, si guarda la sua mano, deve andare a guardare su. E lo fa sempre scivolando, quindi se hai gli occhiali o degli orecchini, togli tutto, che è meglio per le prime volte. Quindi rivediamolo. Sono qua, i piedi sono belli uniti assieme. Mano, spingo bene sulla spalla, mi allontano, porto sul sedere. Da qui la mia testa passa, il mio braccio, visto che si è steso, con il palmo della mano a terra, sono qui con la testa che guarda in alto, scendo. Le prime volte non è semplice, ma è praticamente tutto così nella vita, quindi facciamocene una ragione e capiamo che bisogna lavorarci. Importante quindi di cose a cui pensare, faccia che scivola, spalla che appoggia. Mano che fa il giro per poi stendersi. Te lo faccio rivedere. Quindi abbiamo detto le cose a cui dobbiamo pensare sono la testa che gira, la mano che ruota, ok? La spalla in appoggio. Gambe unite. Da qui salgo. Su, mano che gira, ruoto il bacino e salgo. Ora l'abbiamo lavorata in un lato. Quindi lavorandola in un lato, l'altro è praticamente lo specchio, quindi dovremmo stare attenti esattamente alle stesse cose. Con la pancia in giù probabilmente potreste avere difficoltà a tirar su il sedere. Quella è la maggior difficoltà, perché devo spingere bene su, devo allontanarmi da terra. Quello potrebbe essere il problema. All'indietro un problema importante potrebbe appunto essere questo, che non arrivo a terra. Se non arrivo a terra ovviamente ho qualche difficoltà in più. L'importante però è di non cercare di forzare i propri tempi, quindi di fare le cose con calma, ma soprattutto in questo lavoro di non rotolare sul collo. Cioè noi non stiamo rotolando sul collo, noi stiamo ruotando il viso è proprio adeso a terra, non si stacca mai, rimane ruotato e segue, come se voleste dormire. Voi pensate di stare a letto e di girarvi in questo modo sul vostro cuscino morbido, ah, quasi come questo legno. Ok, bene, lo facciamo da questo lato, te lo farò vedere in tutti i due sensi, quindi sinistra e destra, in modo tale che vedi esattamente il collo come fa. Allora, siamo qui, siamo in questa posizione, vado indietro, mi stendo, vedi che la mia testa è qui. Di qua l'altro braccio si appoggia, io appoggio i piedi e la mia testa ruota. Hai visto che non ho mai, mai, mai lavorato sul collo, mai, perché io non ho nessuna intenzione di farmi male. Non so tu, ma io no. Ora te lo faccio vedere dall'altro lato, così vediamo il braccio in che posizione è e vedrai tutto il giro della testa. Siamo qua nella nostra posizione di partenza, io ho poco spazio e vado indietro. Sono qui, sto guardando dall'altro lato. Il braccio ruota,
Ok, visto che ha fatto tutto il viaggio e ruotato, la mia testa cerca la mano e passa. Molto sull'appoggio sulla spalla, come l'abbiamo visto prima, e scivolo. Le prime volte non è assolutamente semplice capire questo giro del viso, ma è molto importante che tu ti ricordi sempre questo movimento. Il movimento è a terra, di struscio. Ok? Nel nostro caso la testa cerca la mano. Da qui ovviamente puoi fare le varianti, le varianti ad una gamba sola, che senza tacchi ti spaccano tutto lo smalto, non a caso ho messo il semipermanente. Quindi siamo sedute, scivolo giù, tac, appoggio solo una gamba, la mia mano va in appoggio, la mia testa cerca la mano, alzo la gamba e scendo. L'ho fatto con la pianta dei piedi a terra perché non c'avevo voglia di distruggere tutte le dita, fa male. Bene, come hai visto nelle settimane abbiamo aggiunto un po' di livelli di difficoltà, quindi adesso hai tanto tanto materiale sul quale lavorare che ti aiuterà veramente ad avere idee su che cosa fare a terra quando sei sceso dal palo e sei giù che lo guardi e dici ma com'è che salgo? Aspetta un po'. Ah, ok. No, ok. Troviamo sempre delle belle soluzioni per salire da terra a su. Bene, buon allenamento!